L'una e l'altra cosa, per come è andata la gara. Purtroppo siamo qui a rammaricarci per aver sprecato la possibilità di incamerare i 3 punti, essendo andati in vantaggio in maniera lineare. Diciamo, poi siamo rimasti anche con un uomo in più, non siamo stati in grado di chiuderla la gara, e poi ci sono stati gli episodi che sono sotto gli occhi di tutti. Purtroppo non ce ne va una bene, sono 3 gare dove ci vengono negate alcune cose, ne prendiamo atto, siamo a dir poco arrabbiati, però il calcio è questo, ti riserva momenti dove magari qualcosa ti viene a favore, in altre gare invece è tutto il contrario e andiamo avanti. Non dobbiamo soffermarci su questi punti sprecati, bisogna guardare avanti e guardiamo poi di aver acciuffato alla fine un pari che comunque muove di poco la classifica, però l'ha mossa. Cosa è mancato questa sera? Io penso che sia mancata proprio la determinazione e la cattiveria di chiuderla prima la gara. Avevamo concesso poco al Fano, non c'erano stati momenti dove ci hanno minimamente impensieriti, nulla di nulla. Purtroppo sono gare queste, i derby sono particolari, no? C'è sempre quella tensione che nei singoli calciatori dà una carica in più, in special modo forse loro hanno ricevuto la carica giusta dopo essere rimasti in 10, però poi c'è stata un'altra nostra, diciamo, devo dirlo purtroppo, ennesima indecisione dell'estremo difensore che evidentemente ha pensato di uscire in quella maniera, però ci sta tutto. Il gioco del calcio è fatto di questi episodi che ti condannano oppure ti danno qualcosa. E pazienza, è un momento particolare, questo bisogna superarlo guardando avanti senza rammaricarsi più di piuttosto. Il mio rammarico è che avevamo dei diffidati, neanche a farlo apposta, sono stati tutti beccati da un'altra ammonizione, quindi siamo con un numero esiguo da dover affrontare, siamo rimasti con un numero esiguo a dover affrontare le prossime gare che ovviamente ci vedono impegnati su campi importanti. E allora, vabbè, facciamo ammenda di quello che si è verificato e andiamo avanti, non bisogna fermarsi, il calcio è bello per questo. Bene, lei dice andiamo avanti, quindi da dove ripartire? Gli innesti, come li ha visti i nuovi acquisti? Ma direi sinceramente sia Lombardo che Padovan hanno fatto intravedere delle belle cose, lo stesso Fazzi che poi si è reso autore del vantaggio ha dimostrato anche la sua duttilità sia su un out che sull'altro. Insomma, ci sono tatticamente parlando dei calciatori duttili che si mettono a disposizione per quello che il tecnico vuole. Io penso tutto sommato che i nuovi innesti stanno dando qualcosa ad un organico importante. È normale che pian piano devono immedesimarsi ancora meglio nei meccanismi, però vedo che già ci sono dei buoni riscontri. Grazie. Prego.